Non so se ci vedete, siamo partiti. Ecco, vediamo perché così anche io guardo da qui. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti. Siamo con la dottoressa Stefania Occheddu che oggi parlerà con noi un po' del comportamento dei pli. Ecco, siamo partiti. E soprattutto per quanto riguarda le richieste sono arrivate molto sul tema della pipì e quindi parleremo soprattutto di questo. La prima questione che però affrontiamo, voglio dire, magari ascoltiamo una introduzione sul tema della dottoressa per capire un po' che segnale è la pipì prima di rispondere alle singole domande che sono arrivate. Bene, buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare tutti coloro che hanno iniziato a scrivere domande, a mostrare interesse per questo argomento. Inizialmente con Antonio eravamo un po' indecisi sull'argomento, però diciamo che quando si parla di piccoli levrieri italiani è quasi inevitabile arrivare a parlare di pipì. Quindi facciamo prima una piccola introduzione, cerchiamo di capire perché ogni volta che un medico veterinario esperto in comportamento viene chiamato per un piccolo levriero italiano, generalmente il problema è proprio quello della pipì. E partiamo dal fatto che la pipì, ovviamente, è una normale funzione, non solo dei piccoli levrieri italiani, ma di tutti i cani. Ah no, ci sono Ci particolari. siamo? Ok. Sì. Però molto spesso i piccoli levrieri italiani sembrano non riuscire a gestire le loro pipì e quindi dobbiamo andare a riflettere sulla seconda funzione della pipì, che in realtà è relativa alla comunicazione. Perché se è vero che ormai per noi esseri umani questo aspetto della comunicazione ormai non esiste più, è vero che invece per gli animali le feci e le urine rappresentano ancora una forma di comunicazione. Quindi non solo nei piccoli levrieri italiani, ma in tutti i cani la pipì rappresenta una forma di comunicazione. È come se lasciassimo un messaggio, è come se all'interno di ogni pipì ci fosse un messaggio lasciato dai nostri piccoli levrieri. Quindi voi immaginatevi adesso, immaginate la passeggiata in maniera totalmente diversa, cioè quando il nostro piccolo levriero è in giro con noi, in realtà sta lasciando tanti piccoli messaggi agli altri cani che passeranno successivamente. Per noi sono messaggi che non hanno comunque ancora un significato preciso, nel senso che ci sono tanti studi, tante ricerche a proposito, però non sappiamo leggere esattamente una pipì. Abbiamo alcuni dettagli, però per adesso rimane un mondo sconosciuto. Loro invece lo conoscono molto molto bene. Quindi voi immaginatevi quando siete in giro e a un certo punto il vostro piccolo levriero trova la pipì di un altro cane. Cosa fa? Annusa. E in quel momento questo annusare permette di recepire questo messaggio che è nascosto dentro le pipì. Come viene, che cos'è esattamente questo messaggio? Generalmente è un messaggio di tipo feromonale. Ciò significa che all'interno delle pipì, in realtà, noi abbiamo questi feromoni che vengono prodotti da ciascun animale in diverse situazioni e per esprimere un messaggio differente. I feromoni non hanno di per sé un odore, ma sono delle sostanze di natura volatile che gli animali recepiscono attraverso un organo che è situato praticamente in questa regione qua. Per coloro che conoscono magari i gatti, probabilmente avrete visto tante volte i gatti arricciare un po' il muso in questo modo qua. E in quel modo loro praticamente danno la possibilità all'organo di Jacobson, o organo vomero nasale, di attrarre meglio i feromoni in questa zona. Quindi il messaggio feromonale viene poi elaborato e scatena quindi una risposta da parte dell'animale che lo recepisce. Quindi abbiamo il feromone nella pipì, l'animale che recepisce questo messaggio, l'animale attraverso l'organo di Jacobson recepisce e poi trasforma questo messaggio in una risposta. Questo tipo di comunicazione è una comunicazione molto ancestrale ed è utilizzata da tutti gli animali. In realtà i feromoni sono specie specifici, quindi i cani sanno leggere i loro feromoni, i gatti hanno i loro feromoni, i cavalli hanno i loro feromoni. I feromoni esistono nell'uomo
Non si sa, nel senso che ci sono un po' di controversie su questo argomento, ormai diciamo che noi non stiamo più ad annusare, annusarci gli uni e gli altri così frequentemente, quindi sembra che il nostro organo di Jacobson ormai non abbia più tanta funzione. E quando ci annusiamo in genere non è un buon segno. No. In genere è per un altro motivo. Invece negli animali questi feromoni sono parte fondamentale della comunicazione. I feromoni possono trasmettere diversi messaggi, possono essere dei messaggi sociali, dei messaggi di territorio, dei messaggi di allarme. Quindi è possibile che per esempio un animale sia passato in una determinata area, poi passate voi col vostro piccolo levriero italiano e il vostro piccolo levriero percepisce un'allerta. E voi improvvisamente dite, ma come mai adesso il mio cane si è un po' preoccupato della situazione? Cosa è successo? Non c'è niente intorno a me. Invece semplicemente magari prima è passato un cane e ha lasciato un feromone che evidenziava appunto un problema in quella zona. Quindi vi invito naturalmente a guardare adesso le passeggiate in maniera molto diversa, perché il nostro cane nel momento in cui passeggia non sta semplicemente camminando, sfogando le sue energie, ma sta comunicando con tutti gli animali, con tutti i cani che in realtà sono passati lì prima di lui. Quindi la passeggiata ha veramente un ruolo sociale fondamentale. E arrivato a questo punto, naturalmente torniamo alla nostra domanda principale. Quindi perché per i piccoli levrieri italiani a volte fare la pipì diventa un po' difficile in esterno? Riprendiamo il messaggio iniziale, e cioè che cos'è questa pipì? Questa pipì in realtà a volte può rappresentare un messaggio. Quindi per i nostri piccoli levrieri, che sono caratterizzati spesso da un carattere un po' timido, un po' riservato, un po' timoroso se ne fa confronto agli altri cani, può essere difficile lasciare un messaggio. Quindi immaginatevi come essere all'interno di una situazione per voi un po' preoccupante, magari una strada piena di traffico, tanti cani di grossa taglia, il vostro piccolo levriero che dovrebbe scrivere «Ciao, io sono...» Sasà. «Ciao, io sono Sasà» e Sasà magari è un po' intimorito della situazione, quindi ha un po' di difficoltà a lasciare questo messaggio. Sasà, tu trovi questa cosa, lui non è intimorito da niente, da nessuno, e quindi non è questo il suo problema. Però in realtà considerate che la maggior parte delle volte in cui io sono chiamata a risolvere dei problemi per i piccoli levrieri italiani, molto spesso è semplicemente questo il problema. E quindi quello che possiamo fare è cercare di aiutare i nostri piccoli levrieri anche a sviluppare un pochino di autostima e fiducia, o cercare di esprimere questa forma di comunicazione nel migliore dei modi. Questo è per dare un'idea generale di quello che è l'argomento di oggi, però magari adesso possiamo passare anche alle domande. Ecco, le domande che sono arrivate ruotavano intorno ad alcuni temi, cioè per esempio uno era il piccolo levriero fa la pipì solamente quando sta da solo. In quel caso qual è il problema? Quale potrebbe essere il problema? Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire se il nostro il cane di cui stiamo parlando, il piccolo levriero di cui stiamo parlando, è un cucciolo o un soggetto adulto. Ricordiamoci infatti che per i cuccioli, diciamo tra i 4, fine 4, 5 mesi, in alcuni casi può essere un po' difficile cercare di tenere la pipì per tantissime ore. Hanno proprio ancora difficoltà a regolare bene lo sfintere e quindi ci possono essere degli incidenti. E in quel caso naturalmente è importante capire per quante ore il nostro cucciolo riesce a trattenere la pipì e regolarci di conseguenza. Nel caso di un soggetto adulto anche qua bisogna fare delle distinzioni. Nel senso, se un soggetto adulto che ha sempre fatto la pipì fuori e un giorno troviamo una pipì dentro casa, insomma bisognerebbe capire che cosa è successo in quel momento. Può essere stato un disagio, può essere stato un rumore che l'ha spaventato. Considerate che a volte le pipì vengono utilizzate anche per lasciare un messaggio a noi, cioè l'espressione di un disagio può essere evidenziata attraverso una pipì. Mi ricordo che c'era un piccolo levriero italiano qualche anno fa che ogni volta che la proprietaria andava via e la lasciava con una dog sitter, che al cane non piaceva assolutamente, al rientro della proprietaria la proprietaria trovava sempre una pipì vicino alla porta. E in realtà all'inizio era un po' difficile capire quale fosse il problema, perché il cane non era completamente da solo,
Sembrava che con la dog sitter si trovasse bene, invece poi parlando con la proprietaria siamo riusciti a capire che in realtà questo cane non piaceva tanto la compagnia di questa dog sitter e soprattutto era dispiaciuto dal fatto di essere lontano dalla sua proprietaria e quindi ci lasciava questo messaggio in questo modo. È ovvio che ogni situazione è diversa e a sé, però questo è giusto per darvi un po' di esempi e iniziare magari a riflettere sul significato delle pipì che voi trovate a casa, se questo è il vostro caso, e che magari non riuscite a comprendere. Un'altra domanda invece del pli, che la pipì la fa sempre, voglio dire, nel senso che proprietari assenti o presenti, voglio dire che così la fanno magari, e con due varianti nelle domande che sono arrivate: alcuni che la fanno in un punto specifico per cui si governa con la traversina, altri che la fanno dappertutto, magari anche su letti, divani, certo, eccetera eccetera. Quindi ok, allora consideriamo che in linea generale i cani tendenzialmente dovrebbero fare sempre i bisogni fuori, ma non perché è una cosa che insegniamo noi diciamo gestiamo questa situazione, però normalmente gli animali tendono a comunicare fuori dalla loro casa, dal loro territorio. Certo è che se noi diamo comunque un'abitudine al nostro cane, quindi gli insegniamo che deve fare la pipì all'interno di uno spazio come quello della traversina, in realtà il cane accetta anche questa situazione. Adesso però immaginatevi cosa significa fare sempre la pipì nella traversina, è come scriversi praticamente i messaggi da solo e rileggerseli, e insomma, se li scrive e se li legge da solo, si chiama da solo e si risponde da solo. Però capisco che in alcune situazioni magari alcuni proprietari gestiscono così la quotidianità del loro piccolo levriero. È anche vero però che alcuni piccoli levrieri fanno la pipì in diversi punti della casa. Che cosa può significare in quel caso? Considerate che se voi vi trovate in una situazione di disagio, magari quando vi trovate all'esterno, e invece vi trovate rilassati, contenti, siete molto sereni quando siete a casa, certo è che quello è il momento migliore per fare i bisogni. Perché in realtà è vero che è vero che la pipì è una forma di comunicazione, però diciamo la verità, dobbiamo essere proprio tranquilli e rilassati per fare i nostri bisogni, perché comunque è un momento in cui l'animale è molto indifeso. Voi immaginatevi che comunque i nostri piccoli levrieri italiani non hanno grandi risorse fisiche, quindi la loro forza risiede essenzialmente nelle zampe e quindi nella corsa. Nel momento in cui loro fanno i bisogni, in realtà sono statici, fermi per qualche secondo, e quindi loro devono essere strasicuri di essere in una situazione di completo relax e fiducia. Quindi che cosa succede? Che a volte quando loro si trovano in esterno non sanno bene in che momento fare questa pipì, perché c'è sempre un rumore che li preoccupa, qualcosa che li spaventa. Invece poi quando arrivano a casa, e tanti di voi mi raccontano, siamo rimasti fuori 2 ore e come siamo rientrati a casa, apro la porta e fa la pipì. Ma normale, certo, così. Ah, ecco, tu sei così, quindi è per quello che sei venuto qua, ci vuoi raccontare la tua avventura? E perché? Perché magari per lui questo momento del rientro a casa è il momento più rilassante. E non vi dico sicuramente una cosa nuova, perché sono sicura che tra di voi ci sono tante persone che quando sono in viaggio in realtà hanno difficoltà ad andare in bagno. Quindi in realtà i nostri piccoli levri italiani non ci raccontano niente di nuovo. Nel senso che anche per gli esseri umani a volte il momento, insomma, dei bisogni non è così semplice. Quindi proviamo sempre a immaginare che cosa il nostro piccolo levriero italiano ci sta raccontando con questa pipì. Ecco, un'altra domanda che è arrivata adesso. Scusate, però io non riesco a vedere sull'iPad le domande, perché anche se mi fa vedere il video non mi fa vedere le domande che arrivano sul telefono, e quindi le domande sono solo sul telefono e bisogna alzarsi per vederle, quindi così. Forse sì, forse potrebbe, poi dopo potrebbe. E una domanda che è arrivata dice praticamente di un pli che a 4 anni non l'ha mai fatta in casa, ultimamente ha cominciato a farlo, sono due, hanno cominciato a farla e non si riesce a capire perché. Okay. A un certo punto.
Allora, quindi sono tutte e due che hanno iniziato improvvisamente. Se ho capito bene così. Ok, allora consideriamo che ovviamente nel momento in cui noi troviamo delle pipì che non sono reperti occasionali, cioè tipo una ogni tanto, ma diventano una cosa frequente, dobbiamo capire prima di tutto che non ci sia un problema organico di fondo. Quindi recarsi sicuramente dal nostro veterinario per capire se ci sono di base dei problemi organici che possono andare dal diabete o comunque un altro tipo di problema che può determinare un aumento della quantità di pipì durante il giorno, oppure un aumento della sete che può determinare un aumento delle pipì. Insomma, ci sono tanti problemi di natura organica che prima di pensare a un problema comportamentale dovrebbero essere esclusi. Quindi questa è sicuramente la prima tappa. Una volta che abbiamo escluso questi problemi, dobbiamo andare a capire qual è il messaggio, ancora una volta, che il nostro piccolo levriero ci sta lasciando. In questo caso, considerando che sono due piccoli levrieri, andrei prima di tutto a capire se c'è stata una differenza nelle dinamiche sociali tra i due animali. Nel senso, se recentemente magari c'è stata una variazione delle risorse, c'è stata una variazione del territorio, c'è stata una variazione della quotidianità. Perché in realtà magari sono tutte e due che stanno facendo questa pipì, oppure uno solo che sta cercando di esprimere comunque il suo disagio in questo modo qua. Quindi la prima cosa potrebbe essere utile attraverso l'uso di una telecamera o attraverso magari altri strumenti cercare di capire chi è il colpevole in questo caso, ma non per colpevolizzarlo, ma proprio perché è sicuramente utile poi per capire dove sta il problema. Quindi queste sono più o meno le tappe da seguire in questa situazione. Ecco, prima c'era questa cosa del, se diceva, dicevi del... del fatto che fuori non sono tranquilli, ma c'è un modo per creare anche fuori delle condizioni di tranquillità? Come si fa a creare fuori delle condizioni di tranquillità per cui poi magari i bisogni li fanno? Certo, allora prima di tutto bisogna capire che cosa preoccupa il nostro P, perché naturalmente per ogni animale condizioni di tranquillità può significare un'altra cosa, nel senso che alcuni piccoli levrieri italiani possono essere preoccupati dal rumore delle macchine, dalla presenza di persone. Quindi il mio consiglio inizialmente è cercare di portare i nostri piccoli levrieri italiani in una condizione di assoluto relax. Quindi magari in un parco che sappiamo sia molto tranquillo, isolato, e provare poi a capire quali sono le condizioni che porterebbero il nostro piccolo levriero italiano a rilassarsi totalmente. Considerate che prima di fare i bisogni è assolutamente essenziale l'esplorazione dell'ambiente, nel senso... È molto raro che un animale esca di casa, a meno che proprio non gli stia scappando, esca di casa e faccia subito la pipì. Perché? Perché in realtà prima loro esplorano il posto dove devono fare la pipì, cercano di capire quali sono già i messaggi che sono presenti, è come se fosse una sorta di chat di gruppo. Quindi arrivo al parchetto, vedo chi è passato, ah vedi, ah ma guarda cosa è successo prima, quando non ci sono io, insomma c'è sempre un bordello, adesso lascio un messaggio che vale per tutti. Quindi voi immaginatevi che la prima fase è quella esplorativa e soprattutto anche questa fase esplorativa è essenziale per il nostro piccolo levriero italiano, perché tutto quello che è legato all'olfatto aiuta il nostro piccolo levriero a calmarsi e a rilassarsi. Tutto quello che invece è legato alla vista, ma questo è valido per qualsiasi specie cane, di qualsiasi razza di cane, tutto quello che è legato alla vista in realtà porta all'eccitazione. E eccitazione non in senso negativo né positivo, però un aumento, diciamo, della vigilanza nei confronti dell'ambiente in cui ci troviamo. Invece tutto quello che è legato all'olfatto porta l'animale a rilassarsi. Quindi è essenziale in un cane che ha questo tipo di difficoltà iniziare proprio a trovare qual è l'ottimo, aiutare il cane a esplorare l'ambiente. Quindi non è che noi siamo seduti nella panchina e diciamo Sasa vai esplora l'ambiente, aiutiamo il nostro piccolo levriero italiano a esplorare l'ambiente, perché se è vero che lui ha qualche difficoltà nell'esplorazione, noi rimaniamo comunque il punto di riferimento per i nostri piccoli levrieri e quindi la nostra presenza in queste situazioni è assolutamente indispensabile. Rimaniamo a fianco dei nostri piccoli levrieri, vedrete che poi una volta che acquisiranno un pochino di autostima e fiducia, e su questo ci sono proprio dei percorsi che si possono fare per aiutarli,
i nostri piccoli levrelli tenderanno anche ad allontanarsi un pochino, perché essendo loro comunque dei cani molto riservati, generalmente si allontanano sempre un pochino per i loro bisogni, ma questa è una fase successiva del nostro percorso. Allora, un'altra domanda che era arrivata riguardava l'arrivo del piccolo levriero a casa, sì. Che ovviamente ha una questione anche di legata al, anche poi al mondo dei bisogni, però non solo a quello, voglio dire. Come, sì. Come ci si prepara all'arrivo di un piccolo levriero? Allora, prima di tutto con grande gioia. Io mi ricordo l'arrivo del mio piccolo levriero italiano come un momento di grande, grande emozione. Dobbiamo essere pronti a un cane veramente molto sensibile, quindi la cosa che vi consiglierei è cercare di far coincidere questo arrivo a un momento in cui non dobbiamo andare in ufficio dopo un'ora, anzi possiamo dedicare dei momenti proprio alla comprensione del nostro cucciolo appena arrivato o del nostro piccolo levriero adulto qualora non sia più un cucciolo, quindi anche il relax. Va bene cercare di iniziare il nostro cucciolo a delle nuove stimolazioni sensoriali, quindi olfattive, acustiche e anche tattili, quindi fargli provare piano piano diverse nuove esperienze. Questo non significa fargliele provare tutte assieme, cioè andare al centro commerciale sabato alle 3 del pomeriggio quando c'è praticamente tutta la famiglia, ma significa introdurlo piano piano e fare sempre in modo che qualora il nostro cucciolo sia un po' in difficoltà possa contare sul nostro aiuto. Quindi piano piano fargli conoscere delle cose in maniera tale che poi quando diventerà adulto sa già che quando c'è la presenza di questa stimolazione lui sa già che cosa fare. Quindi introduzione di stimolazioni di vario tipo piano piano, referenza nei nostri confronti quando necessario e soprattutto trovare sempre dei momenti in cui il nostro cane possa rilassarsi completamente. Perché consideriamo anche che per il nostro piccolo levriero, ma per tutti i cani, è essenziale avere dei momenti durante la giornata in cui si possa rilassare. Quindi la presenza di una cuccia, di un rifugio dove nessuna possa andare a disturbarlo è assolutamente essenziale. Ecco, scusate, ogni tanto mi sposto per leggere i messaggi. Una richiesta era, è meglio fare sempre lo stesso giro o variarlo? Allora, quello dipende veramente da soggetto a soggetto, nel senso che ci sono alcuni piccoli levrieri che sono molto abitudinari. È come se parlassimo delle persone, non è mai valido per tutti, ti piace fare sempre la stessa passeggiata o ti piace cambiare. Dipende a seconda del soggetto, quindi magari cani che sono particolarmente ansiosi e preoccupati, magari può essere utile mantenere sempre le stesse zone in maniera tale che il cane sia tranquillizzato, sa che conosce esattamente quali sono tutte le situazioni che vengono a presentarsi. Invece quelli magari più avventurosi si annoiano a fare sempre lo stesso giro e quindi è necessario variare. Questa è veramente una cosa un po' soggettiva e se avete difficoltà a comprenderlo magari può essere utile rivolgersi proprio a un professionista che possa aiutarvi a capire quali sono le preferenze del vostro cane. E un'altra cosa secondo me che potrebbe essere interessante, perché visto che i piccoli levrieri sono come le ciliegie, uno tira l'altro, allora quando uno già ha un piccolo levriero e ne arriva un altro, come comportarsi per farli amalgamare bene, insomma. Certo. Allora, anche qua non esiste un segreto, una regola per tutti, però ricordiamoci sempre che le risorse a disposizione devono essere abbondanti per ciascuno degli animali. Quindi attenzione a non creare inconsapevolmente dei conflitti tra i nostri animali. Mettere sempre a disposizione le risorse per tutti gli animali che sono presenti, e per risorse intendo Non immaginatevi solo risorse fisiche, ma anche gli spazi per dormire, gli spazi per riposare, sia in gruppo, se loro lo gradiscono, ma anche singolarmente, le nostre attenzioni, ma soprattutto la cosa molto importante nel caso di convivenza tra tanti piccoli levrieri è comunque cercare di individuare le predisposizioni di ciascuno e mantenere anche una certa individualità, perché magari ognuno dei piccoli levrieri in casa, è vero che quando sono tutti insieme possono sembrare simili, però
Antonio sicuramente ci può confermare che poi ognuno di loro è molto diverso e gradisce cose differenti tra di loro. Certo, assolutamente. Se per esempio prendono come punto per fare la pipì un punto specifico molto caro ai proprietari, tipo il letto, lì c'è qualche cosa in particolare, voglio dire? Allora, diciamo che è molto frequente che prendano di riferimento il letto, perché considerate che in realtà il letto è legato sempre a situazioni molto rilassanti, oppure anche a situazioni molto personali, nel senso, in alcune situazioni ci potrebbe essere un conflitto con una delle persone che dormono in quel letto, ma potrebbe essere anche la zona più tranquilla della casa. Quindi la camera da letto è il posto dove andiamo a riposare, quindi è il momento di relax della giornata, e quindi magari il nostro piccolo levriero si trova a dover fare la pipì lì proprio perché è il posto più tranquillo della casa, quindi perché no? In alcune situazioni invece può essere un messaggio legato a un disagio con uno dei componenti della famiglia. Quindi qua bisognerebbe fare una vera diagnosi differenziale per comprendere che cosa è successo. Ecco, mi sembra di poter riassumere, perché poi voglio dire, i tempi delle dirette facciamo in modo che non siano mai lunghissimi, quindi che il piccolo è un cane che va molto osservato, certo. Non ci sono ricette, non ci sono cose magiche, ma bisogna cercare di capire. E quando non ci si riesce da solo, magari chiedere l'aiuto di qualcuno prima di disperarsi. Insomma, assolutamente, come cosa. E sempre partire dall'idea che queste pipì non sono un dispetto, sono generalmente situazioni che si possono affrontare e risolvere. E veramente impariamo a leggere queste pipì come un messaggio, a guardare la passeggiata come un momento veramente istruttivo per il nostro cane e a vedere i nostri piccoli levrieri italiani proprio sotto un'individualità che li contraddistingue. Ecco, un'ultima domanda, poi chiudiamo. Una persona dice che il suo coli fa la pipì sempre sui mobili, solo sui divani, così anche lì c'è una particolare indicazione? Dipende un pochino, perché ripeto, per quanto riguarda il divano e il letto c'è proprio un discorso legato anche alla persona. Ci sono alcuni animali che prediliscono gli elettrodomestici, ma quello è un discorso a parte, perché a volte si creano anche delle elettrostaticità particolari che attraggono alcuni animali. E per quanto riguarda i mobili, considerate che c'è anche un'ultima motivazione che è anche la più banale in realtà, nel senso che a volte gli animali fanno la pipì in una zona e noi non riusciamo a pulire bene la pipì, quindi rimane l'odore e per il cane è quasi più spontaneo andare a rifare la pipì dove ha già fatto la pipì. Quindi attenzione a pulire bene la zona dove è stata fatta la pipì, non vale mettere il muso del cane dove ha fatto la pipì, non vale mettersi a giocare quando il cane ha fatto la pipì, non serve purtroppo sgridare il nostro cane, perché in realtà quando noi troviamo la pipì è già stata fatta. E immaginatevi se quella pipì in realtà è la comunicazione di una paura o un disagio e veniamo anche sgridati. In questo caso veramente non serve. Quindi la cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa significa quella pipì e soprattutto pulire molto bene la zona. Per pulire molto bene la zona ricordiamoci sempre che la pipì ha una somiglianza con alcuni prodotti come può essere l'ammoniaca, quindi non utilizziamola assolutamente, altrimenti stiamo facendo pipì sopra la pipì. E ricordiamoci prima di tutto di asciugare bene la pipì e poi si può utilizzare l'acqua e il bicarbonato per il primo passaggio e poi vi consiglio di utilizzare dei prodotti con azione enzimatica, perché sono gli unici che riescono proprio a eliminare l'odore della pipì, altrimenti permane. Quindi che cosa succede? Il nostro cane continuerà a fare la pipì, ma a quel punto è solo una questione di abitudine perché sente il suo odore. Quindi anche questa è una situazione che dobbiamo tenere a mente. Perfetto, allora ringraziamo la dottoressa Occhetto per la disponibilità, come già non altro è stata bravissima, sì. Quindi dovremo fare un'altra puntata assolutamente, perché visto che questa si è concentrata soprattutto sulla pipì, magari ci sono tanti altri aspetti interessanti che potremo affrontare con lei su questo tema. Niente, sì. Grazie dottoressa, grazie a voi che ci avete seguito e che poi ci seguirà in futuro sul video, sul gruppo. Grazie. Ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Allora, facciamo fine.